Mi ha colpito vedere nel filmato la dedica a Tagliacozzo di una via, di una strada a Carolangio e di un'altra a Corradino. Il comune ha recuperato complessivamente la storia in maniera unificante, superando la contrapposizione tra angioini e imperiali. Con questo desiderio di unità, di percorso comune, di crescita insieme dei nostri concittadini, delle varie parti del nostro paese, di tutta l'Italia, in questa grande avventura che è l'integrazione europea. Il messaggio che esce da questa giornata, da questa mattinata qui, di cui ringrazio molto, perché è un messaggio che sottolinea l'importanza dei territori delle zone interne del nostro paese e l'importanza della crescita comune. Così Sergio Mattarella in occasione della sua prima visita istituzionale nella Marsica, che per la prima volta ospita un presidente della Repubblica. L'invito rivolto dai 37 sindaci marsicani è stato esteso al capo dello Stato da Gianni Letta, già sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, originario di Avezzano, dove si è svolto il terzo e ultimo appuntamento della visita odierna. Settima tappa in Abruzzo e prima nella Marsica per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al quale oggi il Presidente della Regione Marco Marsiglio ha rivolto e portato il saluto di tutti gli abruzzesi. Tre tappe nella Marsica per la visita del Capo dello Stato per ricordare le celebrazioni del 750° anniversario della battaglia di Tagliacozzo tra Corradino di Svevia e Carlo d'Angiò, combattuta nei piani palestini nei pressi di Tagliacozzo il 23 agosto del 1268 tra i sostenitori di Corradino di Svevia e le truppe angioine di Carlo I d'Angiò di parte guelfa. La battaglia di Tagliacozzo rappresenta l'ultimo atto della potenza sveva in Italia. A Tagliacozzo il capo dello Stato ha inaugurato Piazza Dante Alighieri e insieme alle scolaresche ha svelato la statua dedicata al sommo poeta, fatta realizzare dall'amministrazione comunale. Tante bandierine tricolore per la coreografia preparata dai comuni di Avezzano, Tagliacozzo e Scurcola Marsicana, alla quale hanno lavorato per più di un anno. Ad accogliere Mattarella, il sindaco di Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio, insieme ad assessori e consiglieri, ma anche rappresentanti istituzionali del territorio, varie delegazioni della cittadinanza. Con i bambini il capo dello Stato ha sciolto il drappo che avvolge la statua dedicata a Dante, che citò la battaglia tra Svevi ed Angiò nella Divina Commedia. Nelle mani del presidente sono state inoltre consegnate in dono le chiavi della città, un gesto simbolico considerato la più alta onorificenza civica. E poi ha salutato i presenti per partire alla volta di Scurcola Marsicana, dove un paese in festa guidato dal sindaco Maria Olimpia Morganti ha accolto il presidente della Repubblica, che ha visitato la chiesa di Santa Maria della Vittoria, accompagnato da Don Nunzio D'Orazio in qualità di guida. Il presidente Mattarella ha poi assistito ad un concerto musicale, prima assoluta per il brano 23 agosto 1268, commissionato dal Centro Studi Carlo d'Angiò del presidente Lorenzo Fallocco, composto dal maestro Emilia Di Pasquale, che ha diretto l'esecuzione da parte dell'Artificio Ensemble. Terza e ultima tappa ad Avezzano, nella cornice del Teatro dei Marsi, dove ad attendere il capo dello Stato c'erano l'ambasciatore di Francia, i 37 sindaci della Marsica, parlamentari, il presidente della regione Marsiglio, l'onorevole Letta, il presidente della provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, e i professori Raffaele Colapietra e Giuseppe Grossi, che hanno ripercorso fatti storici e illustrato le peculiarità di un territorio orgoglioso del suo passato e proiettato verso il futuro e che vede nel presidente della Repubblica italiana un baluardo di speranza.